Immaginiamo che nel sistema solare venga scoperto un pianeta che orbita su una traiettoria ellittica con il 20% di eccentricità e la sua distanza dal Sole all'afelio sia di 10 unità astronomiche. Questo è il pianeta e questa è la distanza dal Sole all'afelio, 10 unità astronomiche. Per confronto, qui ho immaginato la traiettoria, l'orbita della Terra, che è praticamente un'orbita circolare, di raggio un decimo rispetto alla distanza Sole-pianeta all'afelio. La domanda è il periodo di rivoluzione di questo pianeta. Bisogna utilizzare la terza legge di Keplero, in quanto il rapporto periodo quadrato diviso semiasse maggiore dell'orbita al cubo rimane uguale per tutti i pianeti del sistema solare. Quindi qui c'è il rapporto per il pianeta e qui il rapporto per la Terra. Nel caso della Terra il periodo è un anno e la traiettoria è circolare, quindi il semiasse maggiore è una unità astronomica, il raggio dell'orbita terrestre. Con la formula inversa ricaviamo il periodo al quadrato del pianeta, moltiplicando il periodo al quadrato della Terra e poi portiamo questo a destra e quindi otteniamo il rapporto tra il semiasse maggiore del pianeta diviso il semiasse maggiore della Terra, cioè il raggio terrestre al cubo. E quindi facciamo poi la radice quadrata. Il problema adesso consiste nel trovare il semiasse maggiore del pianeta, perché non è dato, è data l'eccentricità e la distanza all'afelio. L'eccentricità è il rapporto tra C e A. C è la distanza fra il centro dell'ellisse e la posizione del Sole che occupa uno dei fuochi. E questo rapporto è 0,20. E invece la distanza pianeta-Sole all'afelio è C più A, è la somma di questi due segmenti e fa 10 unità astronomiche. Si tratta di risolvere questo sistema di due equazioni in due incognite per trovare A, che è appunto il semiasse maggiore dell'orbita del pianeta. Quindi, per prima cosa, ricaviamo C dalla prima equazione, quindi C uguale EA, e sostituiamo nella seconda al posto di C, EA più A 10 unità astronomiche. In questo modo risolviamo il sistema per sostituzione e troviamo il semiasse maggiore dell'orbita del pianeta A. Quindi mettiamo in evidenza A per E più 1 uguale 10 unità astronomiche, E più 1. Lo portiamo qua sotto e troviamo A, 10 unità astronomiche diviso E più 1 che fa 1,20, in quanto l'eccentricità C, cioè l'eccentricità E, è 0,20. Qui ho sbagliato, questo è E, non C. E quindi risolvendo questa formula, troviamo, questo calcolo, troviamo 8,3 periodi con unità astronomiche, che è il semiasse maggiore dell'orbita. Andiamo a sostituire questo valore qua al posto di questa A e troviamo che il periodo di rivoluzione del pianeta è 24,1 anni circa. Questo